Grazie per aver visitato il nostro canale. Ti prego di iscriverti a questo canale e condividerlo per aiutare le mie figlie. Questo canale non ti addebiterà mai l'iscrizione. Grazie per averlo fatto. Dio ti benedica moltissimo. Quando la loro madre dice che sono gemelli, nessuno le crede quando li vede così diversi. Quando si aspetta un bambino, è inevitabile passare ore e ore a immaginare come apparirà quel piccolo molto prima di quanto si pensi, diventerà un essere indipendente, con i propri gusti, insicurezze, talenti e ambizioni. Tuttavia, questa incertezza non finisce al momento della nascita, perché, come ben saprai, dovrai aspettare ancora un po' per scoprire se tuo figlio ha ereditato il naso di papà o i ricci della nonna. Questo è un problema su cui una famiglia di Birmingham, in Inghilterra, ha molto da dire. Contro ogni previsione, i suoi gemelli, nati esattamente uguali, a poco si sono differenziati fino a diventare una bionda e l'altra bruna. Sono Millie e Marcia Biggs di 11 anni, e sì, che ci crediate o no, vengono entrambe dallo stesso grembo. I loro genitori, Amanda e Michael, riferiscono che quando le ragazze sono nate nel 2006, riuscivano a malapena a distinguerle l'una dall'altra. Ma con il passare del tempo, la pelle di Millie iniziò a scurirsi, così come i suoi capelli e gli occhi, mentre la pelle di Marcia diventava sempre più chiara, il blu dei suoi occhi si intensificava e i suoi capelli si rivelavano molto biondi e ricci. Entro pochi mesi dopo la nascita, i cambiamenti hanno iniziato a diventare evidenti, spiega Michael. Non sorprende che far capire alla gente che queste ragazze sono sorelle e anche gemelle non è mai stato un compito facile. Millie e Marcia sono a pochi giorni dall'inizio del liceo alla King Solomon International Business School, e la loro madre dice che ci sono voluti molti sforzi per gli insegnanti per capire il rapporto delle ragazze. Le probabilità che nascano gemelli come questi sono una su un milione. La stessa cosa è successa nella sua vecchia scuola. Anche quando erano alle elementari, tutti si confondevano quando li vedevano insieme, spiega Amanda. Quando le cercavo dopo la scuola, gli altri genitori mi fermavano per chiedere se le due ragazze fossero le mie figlie. Ogni volta che dico che sono gemelli, le persone rimangono senza parole e spesso danno una seconda occhiata. Amanda dice che, a volte, l'insistenza delle persone che vengono a chiedere delle sue figlie può essere un po' irritante, ma poi si ricorda quanto sono belle e quanto è fortunata ad averle, poi il fastidio svanisce. C'erano diversi insegnanti che all'inizio non mi credevano, ma poi, quando li hanno conosciuti un po' di più, hanno notato quanto fossero simili, spiega Amanda. Millie, a sinistra, è una ragazza molto femminile, adora il rosa e i suoi genitori la chiamano la principessa della casa, mentre Marcia, a destra, è più mascolina e non si preoccupa della civetteria di sua sorella. Secondo i loro genitori, entrambe le ragazze vanno d'accordo meravigliosamente e fanno assolutamente tutto insieme. Tuttavia, le loro personalità sono molto diverse, ad esempio Millie, che è cresciuta come una ragazza molto timida, è diventata il capo di solito è lei che dice a Marcia cosa fare. D'altra parte, Marcia ha scoperto di recente la sua passione per la ginnastica, mentre Millie ha deciso di frequentare corsi di recitazione. Millie ama la matematica e Marcia adora le lezioni di letteratura. Per noi essere diversi non è mai stato un problema, affermano orgogliosi i genitori. Dal canto suo, Amanda, da cui Marcia ha ereditato la carnagione chiara, i capelli biondi e gli occhi azzurri, e Michael, di origine giamaicana, da cui Millie ha preso la pelle e i capelli scuri, affermano che le loro figlie sono la sua più grande fonte di gioia. Si sentono davvero fortunati ad aver avuto il privilegio di essere genitori di due ragazze così belle, allegre e intelligenti. La natura sicuramente non smetterà mai di stupirci.
condividi questa affascinante storia con tutti i tuoi amici e familiari. Grazie per la vostra attenzione e il vostro supporto, iscrivendovi al nostro canale, che ci aiuterà a pagare gli studi delle mie figlie e ci motiverà anche a pubblicare più notizie e storie interessanti nella vita reale. Sostienici con un like e condividi i nostri video. Cristo ti ama e anch'io ti amo. Benedizioni, Sioni.